Ciao! Allora, oggi voglio fare uno dei video che seguo di più qua su YouTube ed è il, credo sia anche un video tag, comunque il video sui top prodotti sotto i 10 euro, i 10 prodotti top sotto i 10 euro. Premetto che ho sgarrato un pochino, un prodotto costa un filino di più e di una categoria diciamo ho messo più prodotti, perdonatemi. Allora, parto subito col fondotinta e vi mostro uno famosissimo qua su YouTube, il L'Oreal Infallibile 24 ore matte. Allora, io l'anno scorso ero fissata sul fondotinta super luminoso. In realtà ho acquistato questo perché ne avevo sentito parlare molto bene e in effetti è fantastico. Io l'ho preso nella colorazione numero 22, Radiant Beige, e nonostante appunto il finish non sia uno dei miei preferiti, però effettivamente è molto leggero sulla pelle, impalpabile. È coprente il giusto, nel senso che è stratificabile e vi va a uniformare l'incarnato in un modo diciamo naturale. Potete stratificarlo appunto, avere una coprenza più elevata. Io di solito ne applico un velo perché comunque devo solo uniformare l'incarnato e magari vado un pochino di più nella zona delle occhiaie e funge già quasi da correttore. Dopo diciamo aver applicato questo, magari metto solo un po' di un correttore tipo il NARS che va a illuminare un pochino e basta, non ho bisogno di altro. Poi, per quanto riguarda invece gli occhi, vi parlo di un ombretto, o meglio, questo è uno dei colori, dei tanti colori, ma io, come sapete, adoro gli ombretti di Nabla. Questo è Entropy ed è questo colore molto particolare, ve ne ho già parlato tantissimo. Il cream shadow di Entropy è uno dei miei preferiti. Questi costano sotto i 10 euro, soprattutto i refill che sono, se non sbaglio, 6,50 euro. E io preferisco il refill più che il pottino. Ovviamente questa è una preferenza. Sono fantastici, sono super pigmentati, super sfumabili. Entropy è uno dei colori, ma in realtà ne ho tantissimi che mi piacciono. E vi straconsiglio gli ombretti Nabla perché secondo me sotto i 10 euro sono sicuramente fra i migliori. Poi, sempre per quanto riguarda gli occhi, un eyeliner. Questo è di Essence, ve l'ho già parlato anche questo milione di volte. È il Super Fine Eyeliner Pen, quindi questo eyeliner con una punta molto molto sottile, un tratto super nero, deciso. Gli eyeliner in penna secondo me sono i più facili da utilizzare, soprattutto per le più ciompe, quindi super consigliato. Sempre per quanto riguarda gli occhi, ovviamente anche qua, matita preferita che è la Super Shock di Avon. Questa la potete trovare tramite appunto le presentatrici Avon. E secondo me è una matita super nera, super duratura, che scrive benissimo nella rima interna, fa un tratto veramente nerissimo rispetto a tante altre matite. In alternativa a questa, anche quella di Nabla è molto 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 buona. Questo è un tratto un po' più lucido, l'altra è un po' più opaca, però è veramente molto valida e se non sbaglio anche quella costa meno di 10 euro, spero di non sbagliarmi, comunque è una valida alternativa se non avete un'amica presentatrice di Avon, però questa è veramente top davvero, cioè vi fa questo sguardo magnetico perché è nerissima davvero. Io lo utilizzo principalmente appunto nella riga interna, magari sporcando un po' le ciglia per non rimpicciolire troppo l'occhio, ecco, quindi vado un pochino sotto. Cola un pochino, nel senso che è molto morbida, quindi d'estate tendo a utilizzarla un po' meno, però è validissima. Come mascara, non ce l'ho qua da mostrarvelo perché non so, è sparito in qualche borsa, però ve lo consiglio assolutamente. Questo costa, mi sembra se non sbaglio, 10,50 euro o 11 euro, comunque lo trovate da Sephora e quindi se avete magari il 20 o il 15 o il 10% di sconto costa un filino meno. È la mini taglia di mascara della Too Faced, il Better Than Sex. Allora, io da quando l'ho riutilizzato e sto usando una mini taglia che era contenuta all'interno di un kit, ma vi assicuro che dura tantissimo, è uno dei migliori mascara. Fa queste ciglia super voluminose, super separate, incurvate, veramente un mascara tuttofare. E io vi consiglio la mini taglia perché comunque a un prezzo diciamo relativamente economico si ha un ottimo mascara che comunque pur essendo una mini taglia dura tantissimo, quindi davvero super consigliato, è uno dei miei mascara preferiti effettivamente. Io avevo avuto problemi appunto con la prima
il primo mascara che avevo provato, ma perché era corrotta la confezione, quindi non l'avevo recensito così bene. In realtà vi assicuro che è fantastico. Poi passiamo alle sopracciglia. Allora, qui si aprirebbe un enorme capitolo per le sopracciglia, perché ci sono un sacco di prodotti per sopracciglia validi. Io ora non voglio consigliarvi una vera e propria matita per sopracciglia, perché anche qua diciamo che quasi tutte quelle che ho sono un pochino più care dei 10 euro, quindi non voglio consigliarvi una matita, ma vi voglio consigliare un gel fissatore, e questo è vecchissimo, io non so neanche se ha questa confezione ancora. È l'Eyebrow Designer Gel Mascara di Kiko. Questo è veramente, cioè, tantissimo tempo, però funziona ancora benissimo, io lo sfrutto. È un fissatore perché io ho delle sopracciglia che, tipo, essendo molto lunghe, tendono a scendere in basso e quindi fanno questo sguardo un po' triste. Invece le fisso bene al mattino e a fine serata sono ancora lì belle perfette. Super consigliato anche questo, perché appunto a questo prezzo secondo me funziona benissimo. Io le sopracciglia non è che le vado a rifare chissà quanto, le coloro un pochino, ma fortunatamente hanno già una forma più o meno giusta e non ho troppi buchetti, ecco. Quindi vado semplicemente a colorarle un pochino, ma non faccio grandi lavori di ristrutturazione o di vera e propria forma. Quindi a volte anche solo il semplice gel mi basta, ecco, quando sono al mattino super di fretta direi che va più che bene. Come blush poi vi consiglio questi di Catrice, che sono i Defining Blush. Questo è il numero 020 Rolls Royce ed è quello che indosso su oggi, ma in realtà non so se si vede perché ho delle luci un po' strane. Comunque sono super scriventi, molto sfumabili, durano a lungo e hanno un prezzo irrisorio, diciamocelo. Passiamo alle labbra. Io vi mostro un prodotto che non è semplice da reperire in Italia, ma ho visto che su Amazon c'è, e anche questo su Amazon costano leggermente di più, però sono fantastici, costano al massimo 11 euro, 10,50 euro, cioè non superano quella cifra, e sono le mie tinte labbra preferite, che sono i Rouge Edition Velvet. Questa è la colorazione numero 06 Pink Pong e ha un finish matte. Io voglio provare assolutamente anche quelle con il finish acqua e un'altra tipologia che ha un finish diverso, ma non mi ricordo più bene ora. Comunque mi sa che farò un ordine sul sito tipo Boots eccetera eccetera, oppure sullo stesso Amazon, perché queste tinte sono fantastiche, si fissano subito, durano a lungo, bisogna fare attenzione sempre con i cibi un po' oleosi, però quello con tutte le tinte, e però sono, cioè, hanno questi colori bellissimi. Questo poi è il mio preferito, lo uso in inverno, in primavera, in estate, non ce n'è, non c'è stagione in cui non lo metta, e l'avevo indosso in due video fa o due o tre video fa. È fantastico davvero, cioè è proprio super confortevole sulle labbra. Voglio provare però le nuove tinte di Sephora, perché ho visto che sono usciti nuovi colori. Fatemi sapere se li avete già provati e come vi siete trovate voi. Andiamo alla fine, passiamo agli smalti. Allora, vi mostro un top coat, questo è il Fast Dry Effect di Bella Oggi, che è andato a sostituire il top coat Abricot di Dior, che ha un prezzo ovviamente molto più alto. Questo invece con pochi euro lo potete trovare da Tigotà e tipo Acqua e Sapone, questi negozi qua, e fa benissimo il suo lavoro, è molto lucido e asciuga super rapidamente lo smalto, quindi veramente fantastico. Invece come smalti vi mostro questi, che sono due, perché secondo me non potevo non citare tutti e due, dei migliori secondo me smalti low cost, che sono gli, quelli di Essence, il Gel Nail Polish, e questo ad esempio è uno dei miei preferiti ed è il Forever Young, il numero 11, e i, aiuto, come si chiamano questi smalti qua di L'Oreal, quelli tipo colore ad olio, qualcosa di simile. Questo è quello che indosso ed è anche questo uno dei miei preferiti, perché adoro i colori così rosini e lattiginosi, è il Nude Demoiselle 114. Sono tutte e due degli ottimi smalti. Questi bisogna andare un pochino a cercare i colori, alcuni colori diciamo si stendono meglio, questi sono perfetti, durano tantissimo. Io questi li applicavo con il loro base coat e top coat, però va benissimo anche con questo,
li trovo fantastici per il prezzo che hanno, quindi super promossi. Ultimi due prodotti che non ho qua da mostrarvi, ma vi lascio le foto comunque, ma sono straconosciuti, sono un pennello e una spugnetta, entrambi di Real Technique. Sono le loro spugnette classiche, quelle arancioni, non mi ricordo più il loro nome, comunque sono le prime spugne uscite di Real Technique e secondo me sono fantastiche. Su Amazon ho visto che con 7 euro ne prendete due, quindi super convenienti. Io devo andarle a ricomprare perché non so se lo sapete, ma credo un po' tutti i gatti amano le spugnette da trucco, e quindi Oni mi ha fatto fuori un sacco di beauty blender che costano molto di più, e io me l'ho trovata molto bene anche con quelle di Real Technique, quindi andrò sicuramente a riprendere quelle dato il prezzo. E mentre invece il pennello che vi consiglio è l'Expert Face Brush, che anche questo lo trovate sotto i 10 euro, ed è uno dei pennelli migliori per stendere il fondotinta. Io veramente lo utilizzo tantissimo. Ora ce l'ho di là, magari vi lascio poi la foto, ma devo prima lavarlo, non posso farvelo vedere in quella condizione, non posso davvero. E niente, quindi questi erano i prodotti top, i 10 prodotti top, 10 più qualcuno, qualche bonus diciamo, sotto i 10 euro. Fatemi sapere quali sono i vostri, scrivetemeli qua sotto nei commenti, e fatemi sapere se vi può interessare anche il video sui prodotti beauty sotto i 10 euro, quindi per quanto riguarda la skin care, body care, hair care, eccetera, eccetera, eccetera. Scrivetemi qua sotto appunto nei commenti i vostri preferiti, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!